Ritrovati su Wii Sport 24 con Recap, l'appuntamento settimanale dedicato allo sport di Capitanata. Partiamo subito col guardare quello che è successo nel weekend sportivo. Grazie anche alle grafiche, guardiamo cosa è accaduto nel campionato di Serie C, Girone C. Si è giocata l'ottava giornata di ritorno. Il Foggia pareggia a Crotone 1-1, il Cerignola vince contro l'Avellino 3-1, il Catanzaro battuto d'arresto 1-0 perde contro la Viterbese. Il Pescara pareggia 0-0 con la Fidelisandria. Nella classifica il Catanzaro è sempre capolista 70 punti, segue Crotone 60 punti, Pescara 47 punti, Cerignola 41 punti, Foggia 40 punti. Prossimo turno si gioca la nona giornata di ritorno del campionato di Serie C. Il Foggia giocherà contro la Juve Stabia, il Cerignola in trasferta contro il Taranto, Catanzaro Monopoli, Pescara Giuliano, Virtus Francavilla Crotone, di seguito tutte le altre gare. Vediamo anche cosa è accaduto nel campionato di Eccellenza Pugliese. Si è giocata la 18ª giornata. Borgorosso Molfetta Manfredonia 1-2, Polimia Real City 2-0, San Severo Fogencedit 0-0. Nella classifica Manfredonia capolista a 42 punti insieme al Biceglie, segue il Corato a 37 punti, Real City 24 punti, San Severo 20 punti, Foggia Incedit 8 punti. Prossimo turno, 19ª giornata, Foggia Incedit Corato, Manfredonia Biceglie, Real City San Severo. Mentre nel campionato di promozione, 18ª giornata, Lucera Bitritto Norba 2-0, Nuova Daunia Atletico Acquaviva 1-0. Nella classifica Virtus Mola 45 punti, capolista davanti alla Nuova Spinazzola 40 punti, Lucera 34 punti, Nuova Daunia 27 punti. Prossimo turno, 19ª giornata, Football Club Capurso Nuova Daunia, Nuova Spinazzola, Lucera. Il Foggia pareggia sul finale di gara contro il Crotone allo stadio Scida. Nel primo tempo, occasione per il Crotone al nono minuto con Panitteri che sprova la conclusione ma termina a lato. Il Foggia attacca al 17esimo con Frigerio che serve Jacuponi, il quale in acrobazia prova la conclusione ma il pallone termina fuori. Al 28esimo, Golemic prova la conclusione dai 40 metri ma Thiam non si fa sorprendere e blocca tra le mani. Nella ripresa, vantaggio del Foggia al 54esimo con Schenetti che crossa al centro per Jacoponi, che devia il pallone sul quale si fionda Rizzo, che rimette al centro per Frigerio, il quale mette il pallone in rete. Al 76esimo, punizione dal limite per il Crotone con Petriccione che prova la conclusione ma il pallone è smorzato dalla barriera. Poi Thiam in uscita neutralizza il tiro di Cuomo. All'81esimo, occasione per i rossoneri con un contropiede di Peterman che crossa al centro per Jacoponi, il quale solo davanti al portiere prova la conclusione, ma Dini devia in calcio d'angolo. All'88esimo arriva il pareggio del Crotone dagli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Tribuzzi al centro per Golemic che colpisce di testa, il pallone viene deviato in rete sfortunatamente da Garattoni. Mister Gallo nel post gara ha affermato che la squadra ha fatto bene, dovevamo però chiudere la partita solo grazie a delle parate pazzesche del portiere del Crotone su Jacoponi, non siamo riusciti a portare a casa il bottino pieno. Poi è arrivata quella sfortunata autorete del pareggio a pochi minuti dalla fine, ha concluso Mister Gallo. Il Foggia tornerà in campo mercoledì 15 febbraio per la semifinale di ritorno contro Juventus Next Generation. Il risultato dell'andata è a favore dei rossoneri 2-1. Poi il Foggia tornerà in campo per il campionato contro la Juve Stabia di mister Sandro Procheschi, che si trova a 37 punti in classifica e ha collezionato 10 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte. Inoltre ha realizzato e subito 23 reti. La gara di andata Juve Stabia Foggia terminò 1-1 con le reti di Cristian Santos per la Juve Stabia e Roberto Gunseie per il Foggia. Il fischio d'inizio è fissato domenica 19 febbraio alle ore 14:30. È stata invece una partita ricca di emozioni, quella che si è giocata al Monterisi tra Cerignola e Avellino, con i gialloblu che reagiscono allo svantaggio e vincono la partita.
Da sottolineare nel primo tempo, al 19esimo, un calcio di rigore per il Cerignola. Sul dischetto si presenta Ashik che calcia sul palo a destra di Pane, che riesce a respingere il pallone. E quindi Cerignola spreca l'occasione di portarsi in vantaggio. Al 22esimo, cross di Ashik al centro per D'Andrea che colpisce il pallone di testa, ma termina sul fondo. Al 33esimo, Moretti prova la conclusione, ma Saracco si distende e devia in calcio d'angolo. Nella ripresa tanti tentativi di attacco per il Cerignola, ma è l'Avellino a portarsi in vantaggio al 55esimo con un'azione di Russo Raffaele che si gira in area di rigore e trova l'angolino alla sinistra di Saracco. Cerignola però reagisce, al 61esimo trova il pareggio con Tascone che ruba palla e serve a Schick, il quale mette il pallone in rete. Al 70esimo raddoppio del Cerignola sempre con Schick che sfrutta una disattenzione difensiva dell'Avellino, recupera il pallone e lo insacca in rete. All'83esimo conclusione pericolosa di Tascone che sfiora il palo. All'84esimo terzo gol del Cerignola con Russo che crossa al centro per Malcore, il quale non sbaglia e mette il pallone in rete. Nel post gara soddisfatto mister Michele Pazienza che ha affermato come la sua squadra ha avuto la forza e l'energia di ribaltare la gara in maniera eccezionale. Mi è piaciuto molto il lavoro delle due punte nell'alternarsi e nel venire incontro alla squadra. L'hanno fatto davvero molto bene. Ora testa al Taranto perché vogliamo raggiungere i punti per la salvezza il prima possibile, ha concluso mister Pazienza. Nel prossimo turno il Cerignola affronterà il Taranto di mister Ezio Capuano, che si trova a 34 punti in classifica e ha collezionato 9 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte. Inoltre ha realizzato 20 reti e ne ha subite 31. La gara di andata, Cerignola-Taranto, terminò 0-0. Fischio d'inizio fissato domenica 19 febbraio alle ore 14:30. Passiamo adesso alla pagina dedicata agli altri sport di Capitanata. È stato un fine settimana entusiasmante per le squadre di basket foggiane. In Lega 2 torna a successo la Cestistica San Severo contro la Tassi Group Ferrara col punteggio di 69-73. In C Gold la Sveva Lucera continua la sua marcia imperiosa battendo l'Altamura 43-137, sconfitta per la Sunshine Virese e a Molfetta 104-82. In Serie D il CUS Foggia supera l'Angiulli Bari 80-71 nello scontro diretto e si conferma in testa alla classifica. Vince anche l'Apicena sul parquet del Santeramo 60-73. Nel campionato di promozione vittoria della Webby Manfredonia 90-64 sulla Vigor San Severo. La Virtus Foggia si impone sul Barletta in trasferta 56-72 e l'Eurobasket Foggia supera al Pararusso il fanalino di coda Invicta Molfetta 78-56. Niente da fare per la nuova Libertas Foggia che perde contro l'Avis Trani 52-48. Vittoria importante invece quella per le ragazze della pallavolo Cerignola. Le Fucsia si impongono sulle Salentine per 3-1 e si portano momentaneamente al quarto posto a meno 1 dal terzo in zona playoff, quota 31 punti e mettono sotto pressione Isernia in zona playoff. Atteso per settimana prossima il big match contro Biceglie al Pala di Lio. Terzo podio stagionale nella Coppa del Mondo per lo sciabolatore foggiano Luigi Samele che, dopo i secondi posti di Algeri e Tunisi, si piazza al terzo posto a pari merito con l'altro azzurro Michele Gallo a Varsavia. Nella quarta prova nazionale master disputata a Terni, la fiorettista dell'Olimpia Fencing Club Francesca Azzurlo ha ottenuto in Umbria la terza vittoria in 4 gare. Terzo posto per le sciabolatrici del circolo schermistico Dauno Gabriella Lomuzio e nella spada per Laura Lotti delle Lame Azzurre Brindisi. Le ragazze del circolo schermistico Dauno, allenate dai maestri Benedetto e Mirko Bruenza, si sono laureate campionesse italiane della prova a squadre del Grand Prix di Sciabola. Roberta Cardellino, Leonilda Bruenza, Sofia De Paolis e Veronica Gitto hanno conquistato la medaglia d'oro, battendo in finale le sciabolatrici del club Scherma San Severo.
Sarà presentata invece presso la Borsa Internazionale del Turismo di Milano martedì 14 febbraio la seconda edizione del Motosurf World Championship in programma dal 16 al 18 giugno presso la Marina di Rodi Garganico. Ricordiamo il grande successo della passata edizione che si è svolta sempre presso la Marina di Rodi Garganico e che ha visto la presenza di oltre 100 atleti e atlete provenienti da ben 16 paesi di quattro diversi continenti. Per concludere, parliamo di biliardo. I campionati di biliardo tornano a confrontarsi in Puglia. La quarta prova FIBIS Challenge del 23° Campionato Italiano di Stecca 5 Birilli si svolgerà dal 18 al 27 febbraio presso il Grand Hotel Vigna Nocelli di Lucera. Un atteso ritorno per gli atleti dei 5 Birilli in Puglia, la terra natia di molti grandi campioni del biliardo sportivo, che oggi conta più di 2.400 tesserati. Era questa l'ultima notizia di oggi. Vi ricordo che WeSport 24 è possibile ascoltarlo anche in podcast con tutte le puntate di recap e le interviste realizzate che possono essere ascoltate sui vari, sulle varie piattaforme online. Il podcast è un ulteriore servizio dedicato a tutti gli utenti, ma soprattutto ai non vedenti. Vi ricordo anche che potete continuare a seguirci sul nostro sito wesport24.it e sui nostri canali social Instagram, Facebook, Twitch, Telegram e YouTube, al quale vi invito ad iscrivervi. E con questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.